solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il giorno della la folla rimasta dall'altra parte del mare vide che c'era soltanto una barca e che Gesù era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti soli. Altre barche erano giunte da Tiberiate vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono là dal mare e gli dissero: «Rabbi, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Che cosa dobbiamo compiere perché le opere che facciamo si possano dire opere di Dio? Quando facciamo la volontà di Dio, allora le opere sono fatte da noi, ma sono quelle volute da Dio. E l'opera di Dio consiste nel credere in Cristo mandato dal Padre. Per noi non è difficoltoso fare questo passaggio da Gesù, uomo visibile, palpabile, udibile quando parla, a Dio Padre che non vediamo, non tocchiamo, non conosciamo ancora. Per noi il passaggio è facile, perché la parola di Gesù, l'esperienza terrena di Gesù, l'amore di Gesù, i sacramenti di Gesù, da Gesù lasciati a noi ovviamente, questi sono come tanti gradini per arrivare al Padre. Gli ebrei questi gradini non sono riusciti a salirli, sono rimasti alla parola dei profeti. Quindi ancora quello che sta accadendo per loro deve avvenire. Qui è l'errore. E per questo allora Gesù annuncia, ma poi li deve rimproverare, perché non credono nel Figlio di Dio. Altre pagine del Vangelo sono proprio più esplicite in questo senso. Voi rifiutate la pietra d'angolo. Vi è stato mandato il Salvatore, voi l'avete ucciso, dice San Pietro. Quindi è un discorso superato per noi dalla storia e dall'esperienza di grazia di 2000 anni. Oggi noi facciamo la festa del Beato Nunzio, il santarello nostro, nato nella povertà, vissuto
in mille privazioni, morto così, una infermità strana, aiutato, assistito da benefattori, perché non aveva più nessuno della sua famiglia. Prima sono morti i genitori, poi morta anche la nonna, lo zio, l'unico che poteva aiutarlo, invece lo ha trattato da schiavo, lo ha fatto lavorare, direste voi, lo ha fatto crepare di lavoro. E il ragazzo, sempre mite, sempre paziente, sempre, direi io, con quel cuore rivolto a Gesù, per cui in Gesù trovava tutto. Gli negavano perfino un po' d'acqua della fontana, perché diceva che sporcava l'acqua, e allora andava a lavarsi la ferita nella sorgente attuale in mezzo alle rocce. Per lui davvero si potrebbe ripetere: non ha avuto nulla, la vita non gli ha dato nulla di ciò che gli uomini solitamente cercano, ma lui aveva tutto perché aveva Gesù nel cuore. Ma quante ore camminando da solo per quei sentieri isolati, pericolosi, di notte, d'inverno, doveva andare in giro di qua di là a restituire i lavori fatti, perché lo zio, dopo una giornata straziante di lavoro, dicevo: adesso vai e riporta, porta, così ci paga. Davvero, sembra che per certe persone Gesù sia dall'altro lato del pianeta, e invece è proprio dentro queste creature. Quando andiamo là e ci mettiamo a guardare quel corpo così esile, quel vestitino, vellutino, povero, io penso sempre: però Gesù te l'ha data la gloria, adesso tu sei beato in cielo, e forse prima o poi qualche vescovo intraprendente ti farà anche dichiarare santo dal Papa. Comunque per noi va bene così, ti vogliamo un bene dell'anima, perché sei stato un segno di Gesù sulla terra. Hai amato quelli che soffrivano, hai avuto pazienza con quelli che ti hanno fatto soffrire. Tu davvero sei un angelo che ha camminato su questa povera terra. Noi ti veneriamo, ti ringraziamo, ti chiediamo di insegnarci i segreti del cuore per vivere nella santità come tu sei vissuto. Glielo chiediamo insieme, e glielo chiediamo anche nel nome della Madonna. Invertiamo l'ordine, chiediamo proprio al Beato Nunzio che, per amore della Madonna che lui ha tanto amato, sia per noi, voglio dire in particolare per noi dell'Abruzzo, una luce, luce che guida Gesù. Che cosa è l'opera di Dio? Credere in colui che gli ha mandato, che ci sia la fede, che rimanga la fede nei nostri paesi, nelle nostre città, nelle nostre scuole, nelle nostre ridottissime fabbriche, che ci sia la luce del Vangelo, la presenza di Gesù. Tutto questo è il frutto del sacrificio di Cristo e del sacrificio dei santi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.